di via Economo e vedevo appunto questi giovani allegri, anche ubriachi, sdraiati per terra, in più anche le famiglie che venivano a prendere questi ragazzi con i visi preoccupati, proprio visi spaventati, occhi spaventati. È un dramma questo per i giovani, però la considerazione che possiamo fare è questa. Poi c'è anche alcune segnalazioni di alcuni signori, di alcune persone che chiedono dove sono le famiglie, come una ragazza di 14-15 anni può uscire alla sera e ubriacarsi. Allora c'è qualche carenza nella nostra società, e manca la famiglia, manca anche la scuola, qualcosa. E poi, se faccio un esempio di quando ero giovane, io frequentavo la parrocchia fino a 18 anni. E quindi io e i miei amici non avevamo bisogno di bere, perché, come diceva il signore, C'era. c'era un'organizzazione, andavamo in gita, andavamo a visitare i musei, quindi c'erano altri interessi più vari. I giovani non sa più dove andare, è finita la storia. Cioè, praticamente devi andare in Ugo per andare a divertirsi. Hanno trovato anni fa la questione del bus per andare a Sistiana, sicuramente manca a Trieste qualche centro così di ricreazione, anche di divertimento un pochettino per i ragazzi, ma sicuramente sì, però mi pare che oramai la questione dell'alcol abbia toccato un limite. Il signore dice, ma bevono anche gli adulti. Sì, è vero, ma noi dobbiamo preoccuparci dei giovani, innanzitutto dei giovani, che saranno la nuova generazione, il futuro della nostra città.